Una situazione in fase degenerativa decisamente emergenziale per l'intero pianeta Terra e della quale i ghiacciai rappresentano una vera e propria cartina tornasole. Parliamo naturalmente del cambiamento climatico al centro dello studio dal titolo Bernina Terra Glacialis, redatto dal Servizio Glaciologico Lombardo, grazie ad un progetto finanziato da Unione Europea, Regione Lombardia e Svizzera con il piano Interreg B-Eisen Heritage e che unisce Val Malenco, Val Poschiavo, Val Bregaglia e Alta Engadina. I dati in nostro possesso sono tutt'altro che rassicuranti. In provincia di Sondrio si perdono circa 15-20 metri di ghiaccio perenne all'anno per 2,5 metri di spessore. E quanto accade al ghiacciaio Fellaria in Alta Val Malenco a quota 3.500 metri è indicativo di un regresso dei ghiacci di tremenda entità. In questo luogo dalla bellezza mozzafiato in 150 anni la regressione della superficie glaciale è stata del 54%, dando origine ad un lago glaciale grande quanto 30 campi da calcio. Ma per questo, che rappresenta il secondo ghiacciaio delle Alpi meridionali, dopo l'Adamello, la sorte non è segnata. Per la piccola Antartide della Lombardia, come il Fellaria viene definito, il bacino di accumulo più vasto di 400 metri rispetto all'alto ghiacciaio garantisce a questo spettacolo della natura un innevamento costante, nonostante l'aumentare delle temperature. Ma per reagire a quella che rappresenta una vera e propria urgenza di salvaguardia ambientale, è necessario, d'obbligo innanzitutto, ripensare un turismo in linea con la conservazione ed il rispetto ambientale, perché il ghiacciaio Fellaria Palù può rappresentare un simbolo, l'icona di un progetto di tutela dell'ambiente che passi innanzitutto da una rieducazione al rispetto dei residenti di questa zona. Il comune di Ranzata ha aderito al progetto B-Eyes in Heritage, un interreg tra Italia e Svizzera che nelle montagne vede una valenza importante per un turismo sempre più richiesto, fatto di escursioni, sentieri storici e naturalistici, arte arrampicata e musei tematici. Ma occorre anche verificare lo stato della materia prima. Ecco perché i fondi Interreg sono stati importanti per finanziare le spese di monitoraggio affidate al Servizio Glaciologico Lombardo. Ringrazio Riccardo Scotti, responsabile scientifico che da 30 anni osserva i cambiamenti dei ghiacciai lavorando in assoluto volontariato. Dopo un anno e mezzo di pandemia, questo progetto per la salvaguardia del ghiacciaio ci spinge a ripensare alla proposta turistica della Val Malenco, più attenta alla tutela del patrimonio culturale ed ambientale. L'obiettivo è quello di rendere la valle più attrattiva tutto l'anno, ma anche più competitiva sul mercato turistico e sostenibile dal punto di vista ambientale, partendo dalla sensibilizzazione dei residenti e dei turisti. Per il ghiacciaio posto a discrimine tra Italia e Svizzera, con una superficie complessiva di 14 km quadrati, una ricerca avviata nel 2019 ed esposta dal responsabile scientifico Riccardo Scotti questa settimana al Sondrio Festival. Un'articolata attività di indagine che ha previsto l'installazione in quota di un sistema di webcam, la postazione più alta di questo genere per tutta la regione Lombardia. Per lo studioso non è troppo tardi, i ghiacciai si possono ancora salvare, il loro futuro dipende da noi. Parole che ci lasciano sperare, ma dietro alle quali è necessario, vitale, instillare una cultura, quella del rispetto ambientale.